al santo glorioso cantiamo d'amor l'inno armonioso che sorge dal cuore. Oggi è festa grande per le vie della mia città, mormora la gente, chissà se piove o bel tempo farà. Scoccano le sette e una campana fa un din don da. Viva Francesco, patrono del mare, il santo della carità, che la Calabria ha portato nel cuore, grande esempio di umiltà. Via la processione, a ogni contrada ci si deve fermare. Passano le ore, in via Marina bisogna arrivare. Sto mondo che è una cosa vana,
in Cina non sta di un'opinione. O San Francisco, bello mio diletto, vieni dalla mia casa che vi aspetto. Vieni dalla mia casa e soccorriti, i miei bisogni nostri li sapete. San Francisco, questa abitudilana, volista mare a Dio con vero cuore. Grazie a sto mondo che è una cosa vana, e ci la resta di un'opinione. O San Francisco, bello mio diletto, vieni dalla mia casa che vi aspetto. Vieni dalla mia casa e soccorriti, i miei bisogni nostri li sapete. San Francisco, questa abitudilana, voliste amare a Dio col vero cuore. Passa sto mondo che è una cosa vana, e ci la raste a Dio l'opinione. O San Francisco, bello mio diletto, vieni dalla mia casa che vi aspetto. Vieni dalla mia casa e soccorriti, i miei bisogni nostri li sapete. San Francisco, questa abitudilana, volista amare a Dio con vero cuore. Resta sto mondo che è una cosa vana, e ci la resti a Dio l'opinione. O San Francisco, bello mio diletto, vieni dalla mia casa che vi aspetto. Vieni dalla mia casa e soccorriti, chi li bisogni nostri li sapete. San Francisco me San Francisco, giardinieri di Gesù Cristo, rosi russi seminasco, rosi anche rigogisto. E la vostra verginità facci dammi la carità, e la vostra verginità facci dammi la carità.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Andiamo avanti. Ave Maria, piena di grazie. Un blu. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con voi. Yeah.
Allora fate sempre attenzione. Attenzione, fate più largo. Fate più largo, le forze dell'ordine, seguite, altrimenti se basta così. Basta così, la statua può fermarsi, la disconfisso può avvicinarsi a me. Thank you.
Thank you.
intercessione. E una bella c'è tutta la preghiera, le intercessioni, la musica. Quale storia? Quello è io. Portando un bel servizio. Normale, non è la
Qual è il posto? E non sta arrivando la base. Se fate passare la base. La base, non la base, la base. Allora fatevi passare la base perché da questo lato era messo sempre. Io volevo capire come l'educazione di cosa è il non capisce. Fate attenzione che devono anche venire più avanti, quella c'è davanti la statua, sia la statua che la base. La statua piano piano, fate attenzione, avanti, fate attenzione piano piano, piano piano, seguite, seguite, seguite chissà le cose. Quindi adesso ecco, viene messa a terra, poi verrà messo San Francesco. Mamma, sto sbagliando questo coso. Allora giusto la pazienza di qualche minuto. Sì, certo, però non lo volevo togliere perché non lo so. La statua può andare. Nel frattempo accompagniamo questo momento pregando. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Allora, nel silenzio mettete i bulloni. Io devo ringraziare le suore, la superiora, che è sempre accogliente. Vi consegno San Francesco, fino alle 18 è sotto la vostra custodia. Però volevo dire che la loro fondatrice di qui, Brigida Postolino, che sono 150 anni dalla nascita, San Francesco sono 600 anni. Si stanno incontrando, tra santi sono sempre giovani, sono sempre giovani. Quindi grazie a loro, poi chi vuole pregare, pomeriggio, eccetera, qui la chiesa aperta, in preghiera, in silenzio, noi alle 18 poi riprendiamo la processione. Quindi grazie alle suore e poi ci vediamo. Siamo sì, siamo in chiesa, però visto che giustamente hanno tolto il Santissimo alle suore, con questo oggi è sempre viva San Francesco, concludiamo, concludiamo questa parte della questione. Sistemare la strada.
Yeah.
non fermarsi. Thank you.
Thank you.
Allora, io... E sempre! E viva la Francia! No! Forza! E sempre! E viva la Francia!
dire due cose sul messaggio del santo. Allora, attenzione, questa è la festa del sesto centenario della nascita di San Francesco di Paola. Vorrei raccomandarvi, seguite questo gigante di santità che ci ha portato Gesù Cristo, ma mettendo in pratica il Vangelo. Ecco, non è scenografia questa, stiamo ricordando uno dei miracoli più belli, perché è come il Cristo risorto e ci insegna ad avere una grande fede. San Pietro, se vi ricordate, con il Cristo risorto ha avuto paura e stava affogando, San Francesco no, si ritira in preghiera in disfatto e cammina sul mare come se fosse terra ferma. Quindi avere grande fede nel Signore risorto. E in sintonia con la diocesi di Reggio, con il nostro padre arcivescovo, vi dico di raccontare la fede ai vostri figli, ai vostri nipoti, perché oggi non conoscono più né San Francesco e quindi nemmeno Gesù. Prima cosa. La seconda cosa che vorrei dirvi: San Francesco di Paola, secondo i miei studi, qui è venuto da giovane, però ha lasciato un messaggio di amore, di carità, di solidarietà e di essere anche generosi con quel miracolo. Continuate a migliorare in questo che deve essere l'amore al Dio al primo posto e al prossimo, perché questi sono i più grandi dei comandamenti. Il terzo punto che volevo dirvi è questo: pregate per la pace nel mondo. San Francesco ha scritto tante lettere nel 1480 dicendo ai vari re del tempo che si litigavano per i vari staticelli d'Italia, dice: ma lasciate queste cose, pregate per la pace, perché è il più grande tesoro che i popoli possono avere. Oggi è tempo di pregare per la pace, come San Francesco, preghiera, penitenza e carità. Papa Francesco, ve lo dico, conosce questo, conosce il nostro santo, ho concelebrato con lui ed è contentissimo. Mettiamo in pratica, perché è inutile che ce lo nascondiamo, c'è una guerra nel mondo, la terza guerra mondiale a sprazzi, ma Dio cambia i destini dell'uomo se noi preghiamo, come ci insegna San Francesco, veramente con fede, con sacrificio, e ci amiamo tra di noi. Poi se la vede Dio. Io concludo qui i miei pensieri. Prima della benedizione però sono adesso avvisi. Allora, fra poco io darò il via per i fuochi, perché a mezzanotte non sappiamo il tempo com'è. Stasera c'è il concerto di Cavallaro, però alle 21:30 cerchiamo di recuperare qualcosa perché è instabile. Premiazione, lotteria e l'altro cantante che ho spostato tutta domenica prossima alle ore 21:30, come vediamo. La parata in chiesa c'è, e feste, ringraziamo il nostro santo. Possiamo dare il via ai fuochi, per cui ripeto, questa sera c'è il concetto di Cavallaro, punti di ristoro che non avete di qua di là, ognuno è festa per tutti. Oh. Allora, i fuochi possono partire, San Francesco non è girato verso i fuochi così, è proprio, sono i fuochi in suo onore, da falsa a mezzanotte, ma è il tempo è così, allora via i fuochi. Cercate di guardare verso là, Ma se San Francesco non ti ho detto, guardiamo verso là. Guardiamo, va bene. Allora, il via è stato dato, quindi giusto, già stanno partendo. Ricordo Mimmo Cavallaro alle 21.
conclusione festa domenica prossima. Qua in mezzo, però il vento noi dovremmo vedere, perché il vento li dovrebbe spostare. Ma devo dire no, dai! Per come potete vedere, purtroppo il tempo è quello che è. Mi raccomando che siamo in mondo visione, quindi anche i parenti, amici, ma voi stessi poi li potete vedere. Grazie per consolazione. Devi andare a vedere. Sì, amore. Oggi mi sono lanciato a casa. Io ho lanciato molto, come a piazza. Vabbè, un'impresa penso. Fermo così se vuoi. Per vederli. Non fa niente, dai. Quella riga di spacco di bocca. No, no.
Il concerto, ci sono appunto i ristori,
cose, adesso divertitevi, la cosa civile, il religioso l'abbiamo terminato. A domenica prossima, il Signore sia con voi, che benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, in nome del Signore, portate la pace di San Francesco a tutto il mondo e rendiamo grazie a Dio perché oggi è stata una giornata bella, ieri ci siamo ripresi oggi, ma poi domenica speriamo di riprenderci ancora. E grazie a tutti voi.